Questa è la volta buona. La prossima settimana è in arrivo da Pola il motopontone carico di massi per la realizzazione del nuovo e ultimo tratto di scogliera a Sassonia di Fano, più esattamente davanti ai Bagni Carlo, dove negli ultimi periodi ha sofferto tanto le mareggiate con danni ingenti alla struttura. L'intervento, dal costo di 500.000 euro, chiuderà una volta per tutte il paraggio di mare che dal porto fanese arriva fino al fiume Metauro. Dopo le traversie che abbiamo affrontato l'anno scorso, finalmente stanno caricando i massi. La barca Balicamic, che era a Spalato, ora si è diretta a Pola, sta caricando, e quindi la prossima settimana il carico con i massi e anche il motopontone convoglieranno nel porto di Fano per poter iniziare il lavori. Purtroppo domenica ci aspettiamo mare forza 6 e dunque sarà difficile che arriveranno lunedì, però è certo che appena le condizioni meteomarine da sabato in poi lo consentiranno, i mezzi convolgeranno tutti su Fano, e dunque siamo veramente molto contenti sia per la città di Fano, ne avrà dei benefici, sia per gli operatori balneari, sia per tanti turisti che comunque scelgono e sceglieranno ancora la spiaggia di Sassonia come spiaggia dove godersi la stagione estiva. Come verrà realizzata questa nuova scogliera? Ovviamente davanti a Bagni Carlo i lavori previsti sono di ricreare una scogliera che è un po' più corta di quelle che attualmente sono lì presenti e che possono chiudere questo tratto di mare tra la diga foranea e le scogliere che sono state fatte non più tardi di un anno e mezzo fa. Quindi una nuova scogliera da zero con massi piccoli e massi grandi che andranno a difendere la costa. Ovviamente approfitteremo anche di sistemare quegli scogli che nel frattempo sono caduti e a cui serve una manutenzione ordinaria sia a Metauriglia che a Sassonia. Quali sono invece le tempistiche? Per fare la scogliera ovviamente da Bagni Carlo dipenderà molto dalle condizioni meteomarine, dalla interferenza con la stagione balneare che è già iniziata. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di finire la scogliera entro, diciamo, luglio, sperando di poter lavorare con la collaborazione di tutti, Capitanerie di Porto, Regione Marche, diciamo nel mese di giugno. Infine sono stati riscontrati dei problemi per i lavori che dovevano già prendere il via sul rafforzamento della diga foranea, ovvero la posa e la sistemazione degli scogli che circondano il porto turistico. La ditta che ha vinto, che è diversa da quella che farà la scogliera di Bagni Carlo, attraverso un momento molto difficile dal punto di vista economico finanziario, con delle situazioni che non ci permettono e non permettono loro di iniziare i lavori. Quindi siamo costretti a dover rescindere il contratto già firmato, siamo costretti ad applicare tutto quello che prevede il codice degli appalti anche come ammende e come segnalazioni, però cercheremo di scorrere la graduatoria in maniera che si possa passare alla seconda, alla terza ditta e successive, affinché con gli stessi prezzi offerti dalla vincitrice si possa eseguire i lavori.